Buongiorno cari amici e care amiche di Re dei Re TV. Oggi, domenica 11 novembre, apriremo la parola di Dio nel Nuovo Testamento e precisamente leggeremo il versetto che si trova in Luca, al capitolo 17, i versetti 3 e 4. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello commetta una colpa contro di te, riprendilo. E se si pente, perdonagli. E se anche commettesse colpe 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritornasse a te dicendo mi pento, perdonagli. Il compito più importante che svolgeva Gesù era quello di insegnare ai suoi seguaci come affrontare la vita nella comprensione e nell'amore. Non dobbiamo dimenticare che per il popolo ebreo esisteva un atteggiamento di vendetta e di rivalsa. Quando uno riceveva un torto, si impegnava subito a restituire il torto subito. Ma la venuta di Gesù, portatore di amore e di pace, era una cosa nuova e non sapevano come comportarsi. Era un atteggiamento diverso da quello ricevuto prima e di conseguenza Gesù impartisce loro delle lezioni pratiche. Nei versetti di questa mattina Gesù usa un verbo e un tono perentorio, senza possibilità di replica. Il verbo è perdonare, il dovere di perdonare i fratelli che ci hanno offesi. La transizione dalle offese ricevute al dovere del perdono è tanto bella quanto naturale. Ma siccome il perdono è contrario a tutte le inclinazioni del cuore naturale, non è facile neanche al cuore rigenerato. Il Signore allora ci rende attenti a questo dovere con le parole: state attenti a voi stessi. La via da seguire verso un fratello che ci ha offesi è indicata in questo modo: se tuo fratello commetta una colpa contro te, riprendilo. Così, in questo passo, Gesù comanda ai suoi seguaci di andare dall'offensore e riprenderlo. Non con ira, ma in uno spirito di amore e di perdono per l'offesa di cui egli si è reso colpevole. Se non viene riconosciuta la colpa da chi ha commesso una colpa, non ci viene chiesto di mantenere la fratellanza di prima, anche se l'offesa da parte nostra deve essere perdonata sinceramente e di cuore. Ma se riprendere il fratello produce pentimento, deve venirgli dato insieme al perdono anche l'amore. Questo perdono non deve essere limitato a una sola offesa, benché è dovere del cristiano nutrire uno spirito perdonatore, a segno che ogni volta che un fratello, consapevole di averci offesi, annunci un pentimento, il perdono gli deve essere concesso, sia anche 7 volte in uno stesso giorno. Se penso che come esseri umani graziati dall'amore di Gesù rendiamo il nostro cuore duro nei confronti di altri, fratelli, mariti, figli, mogli, invece di essere dolci, affettuosi e incoraggianti, mi rendo conto che dobbiamo agire come fa il Signore con tutti quanti noi. Egli ci ama e vuole renderci felici e gioiosi della sua grazia e soprattutto del suo amore. Alla prossima!